chiedono circa il volume da avere in un 5x5 in ramping, se devono calcolare le selle di riscaldamento nel 5x5 o meno. Vado a spiegarmi. Poniamo l'esempio di un principiante la cui sella target allenante è 40 kg. Ovviamente è facile, se ti alleni con un'unica serie allenante, fare le prime due serie progressivamente più pesanti, 5, 10, 20, 30 e l'ultima 40, perché il peso è poco. Ma mettiamo che tu voglia fare più serie allenanti, 2, 3, che cosa devi fare? Ovviamente devi andare ad aumentare le serie di riscaldamento, che non vanno quantificate nel volume delle serie in ramping, cioè serie di riscaldamento progressivamente più pesanti. La cosa diventa ancora più osservabile nel caso di 5x5 con una serie top target, quando inizia ad aumentare la tua intensità sull'attrezzo. Ad esempio, se la serie target è fatta con 100 kg, ovviamente non potrei fare la prima serie di riscaldamento a 40, la seconda a 60, la terza a 80, la quarta a 90 e poi a 100, ma ti dovrai avvicinare alla serie target con più serie di avvicinamento. E questo che significa? Significa che puoi aumentare le serie di avvicinamento al 5x5. Magari il 5x5 con un'unica serie target diventerà un 10x5, ma non è importante, perché le serie di riscaldamento non ti faranno affaticare più di tanto e salveranno le tue giunture articolari e soprattutto il tuo sistema nervoso centrale, che per essere attivato al massimo con una serie target ad alta intensità deve essere avvicinato da tante piccole serie progressivamente più pesanti a ramping. Questa cosa la vediamo ancora di più sullo squat o sullo stacco, dove il carico sul bilanciere è più elevato. Ad esempio, se tu ti alleni con 200 kg di stacco, esempio, non puoi pretendere di ripartire già al razzo, boom, 100, 120, 150, 180, 200, ma dovrai avvicinarti più con le sedie di riscaldamento. Addirittura un atleta che allenavo io, per quanto riguarda il powerlifting, iniziava le serie di riscaldamento per la panca a bilanciere scarico, 20 ripetizioni, proprio per portare più afflusso di sangue e liquido articolare sinoviale, per riscaldare le articolazioni e prepararle al meglio. Quindi questo è il mio consiglio: più aumenta l'intensità della serie target, più dovranno essere le serie di avvicinamento che ti aiuteranno a dare il massimo nel picco della prestazione, che è quella della serie allenante. Questo perché? Perché oltre a riscaldare i muscoli e a preservare la salute articolare, attiveranno meglio il sistema nervoso centrale. Grazie di seguirmi e alla prossima. Ciao!